cosa parte proprio da Terni? Da Terni oggi per la prima volta apriremo un protocollo, sempre di nostra, creata dalla nostra iniziativa, sull'antistupro e antiviolenza. Noi cercheremo di diffondere queste tecniche, basate anche sulla la pistola, tra virgolette, il dispositivo, il capsicum, perché in Italia, per l'amor di Dio, non si può nominare la parola pistola, anche se ha la forma. Il capsicum è la famosa pistola al peperoncino, che, diciamo così, potrebbe risolvere il problema su un'aggressione criminale. Quanti sono le situazioni, è un fenomeno purtroppo sempre in esponente crescita, quanti sono le situazioni in cui siete dovuti intervenire e quale questo metodo ha potuto salvare delle donne? Beh, noi abbiamo, quello che riguarda noi, siamo sulle 475 donne in quasi 6 anni che ci ringraziano per avergli salvato la vita. Chiaramente sappiamo benissimo dai TG che ogni giorno ce ne sono purtroppo 3-4 e tantissime che non denunciano, anche se noi preghiamo sempre di denunciare, perché questa piaga deve finire assolutamente. Ammiraglio, quanto sono importanti questi protocolli per appunto salvare le vite delle donne? Ma io credo che siano molto molto importanti, però vorrei un po' estendere il discorso, perché finora si è fermato al discorso delle sole donne, ma questo è un sistema universale che può riguardare anche gli uomini, anche le forze dell'ordine. È un altro aspetto molto importante, i vigili urbani che non ho forze dell'ordine che non devono più utilizzare la pistola, che poi può sempre creare delle complicazioni, laddove con questo dispositivo ottengono lo stesso effetto senza tutte le concause deleterie che riguardano la legge, eccetera. Cosa non sappiamo e cosa potrebbe spingerci a seguire questo tipo di protocollo? Beh, noi cercheremo di entrare nelle scuole già dalla prima elementare per insegnare ai maschietti di rispettare le persone, mettiamola così. E siccome il mondo purtroppo non lo potremo cambiare in 448, insegnare già dall'inizio gratuitamente alle femminucce di tutelarsi sia fisicamente che psicologicamente, e delle volte anche dare una mano a qualche bulletto del quartiere.